nulla di importante accaduto, anche se aveva fatto ben sperare la combinazione 1-2 volante, la combinazione veloce Coco-Serginho. Serginho Coco, che ha portato poi al cross il laterale di Paternò. Coco ha preso dunque il posto di Manuel Rui Costa, con il Milan che ha cambiato modulo, passato dal 4-3-1-2 al 4-4-2 puro, con Brocchi che ha iniziato la partita come laterale sinistro e adesso fa il laterale destro. Brocchi, su di lui c'è Emanuele Filippini, raddoppia Calazze, Baggio per Tare. Baggio e Tare cercano di giocare sempre molto vicini, Milan che deve stare attento. Milan che per cortesia deve stare attento, Kosminski. Il lancio per Kosminski, Costa Curta, Kosminski lo punta, Costa Curta superato, Kosminski, Tare, gol! Gol del Brescia. Gol del Brescia alla Riga Monti di Monpiano. Cross di Kosminski e Tare di testa in sacca. Tare di testa in sacca e porta in vantaggio il Brescia. 1-0 per la formazione bresciana allo stadio Rigamonti di Monpiano, in un pomeriggio umidiccio, caldo, afoso, che non promette nulla di buono. Possesso palla da parte del Milan, con il capitano che appoggia su Kaká Calazze. Calazze riesce a servire Gattuso, l'1-2 non si chiude. Il Brescia recupera ancora palla a centrocampo. Adesso avanza la squadra di Mazzone con Tare. Tare scambia con Baggio. Baggio ha davanti a sé Calazze, il passaggio per Igliana, avanza il Brescia e il Milan messo là. Immagine che non avremmo mai voluto vedere in questa prima giornata di campionato, ma che ahi noi, siamo costretti a riportarvi. Kosminski al cross, gol di Tare, 2-0. Gol di Tare, il 2-0 per il Brescia. Incredibile. Kosminski ancora libero e Tare sul secondo palo è uscito Abbiati, non ha preso il pallone, c'è arrivato Tare, è andato in cielo Tare, ha messo dentro, incredibile.